Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Oran Red. Come vedete, oggi siamo di nuovo su Crusader King 3. E visto che sta andando un po' bene questa serie, come vedo su YouTube in generale, avevo pensato, faccio un piccolo spoiler, di portare altri giochi simili appunto a Crusader King. Vabbè, non per forza che devono essere così, nel senso vorrei portare più tipi di strategici, in questo caso un Europa Universalis, Victoria 3, Hearts of Iron 4, magari un World Box, e ce ne sono altri, una lista immensa di giochi nella mia libreria Steam. Boh, se vi piace l'idea che voglio portare altre serie, fatemelo sapere nei commenti e ci muoviamo a fare altri gameplay. Detto questo, non perdiamoci troppo in chiacchiere e continuiamo la nostra storia con il nostro caro Liutpold del Friuli, della dinastia Von Mook. Vediamo cosa riusciamo a fare. Siamo in questo momento nella fase di scelte, ok? Come avevamo già detto, intanto mettere anche play. Siamo in tre fasi di scelte. Avevo chiesto anche l'aiuto, se qualcuno mi ha risposto, e diciamo che mi hanno detto di un consiglio di avere più supremazia nel nord Italia, prendere più potere, quindi probabilmente la conquista della Lombardia di Savoia, o in caso se vediamo che la guerra appunto contro la Francia, no, Lotaringia, scusatemi, sta andando male per l'impero, possiamo chiedere l'indipendenza. E in quel caso abbiamo sia i punti per fare la fede, sia il fatto che possiamo finalmente essere indipendenti e iniziare avere le nostre alleanze e diventare noi un regno. In questo caso dobbiamo andare con i piedi a terra, usare la testa, abbiamo già tutto quello che ci serve. Dobbiamo solo aspettare. Poppo, il mio amico, è tutto il giorno che palesa una certa inquietudine. Evidentemente cerca di trovare le parole giuste per dirmi qualcosa. Alla fine, mentre andiamo a cena, lui inizia timidamente a parlare. Amico mio, se ne dire che Adalbert, il conte di Zurigo, abbia fatto di voi il bersaglio su cui concentrare tutta la sua ostilità. Lui sostiene di subire un torto persino dal fatto che continua a governare i suoi legittimi domini, in particolare Verona. Boh, scriviamo, dai. Facciamo amicizia, gli chiediamo appunto scusa. Oh, abbiamo un altro erede. Questo è un grande problema, ovvero Karl. Mi piace anche questo nome, guarda, glielo lascio. Karl von Mook. E poi c'è Liutpold II. Allora, il discorso è: dobbiamo assicurarci prima di tutto un regno. È ovvio che non possiamo farlo su due piedi. Ed è ovvio che probabilmente quello di Venezia non credo sia un regno possibile da creare, probabilmente. Quindi dobbiamo trovare la soluzione adesso per questa situazione. Come troviamo la soluzione? Andiamo a cercare effettivamente i regni che si possono formare. E c'è la Croazia. Noi deteniamo già cinque territori e non sarebbe una brutta idea espanderci in quell'area. Io direi, prima di tutto, dichiarare guerra a questa contea. E lo facciamo subito. Chiamiamo le nostre truppe in battaglia. E poi ci dobbiamo concentrare a conquistare altre province nella zona croata e formare questo regno. Quindi dobbiamo un po' velocizzarci su alcune cose. Quindi vediamo un po' la situazione. Intanto conquistiamo quello che ci serve. Tre territori. Uno lo prendiamo adesso, altri due vediamo come reclamarli. C'è bisogno di probabilmente un casus belli. I tuoi esercizi non hanno nessun casus belli. E niente, dobbiamo iniziare, ragazzi, a investire i nostri soldi per fare i casus belli. Fabbrica, e lo facciamo su, aspetta un attimo, questa è Dalmazia, ok, sì, scusatemi, su questa provincia. Ci vogliono 13 mesi. Intanto noi andiamo per la prima battaglia, ragazzi. Dobbiamo essere veloci, rapidi e indolore su queste cose. Siamo ancora giovani, non lo metto in dubbio, abbiamo 24 anni, siamo molto molto giovani, sicuramente tempo c'è, ma intanto espandiamoci, valutiamo. Ah, la guerra è finita in un istante. Minchia, catturarlo così veloce non ho... È la prima volta che finisco una battaglia così rapidamente. Allora, come sappiamo, abbiamo due eredi, quindi dobbiamo assolutamente concedere territorio al nostro figlio, educarlo in questo caso. Offre un tutore, che sono io, e cresciamo i nostri due eredi per il trono. Eccellente. Perfetto. Ora dobbiamo andare con calma. Come abbiamo già visto l'altra volta, possiamo fare una leggenda, ma attualmente non la farei. Aspetterei un momento, il momento giusto. Direi che per ora dobbiamo concentrarci
Allora, ci sono poche persone che mi piacciono più. Ormai noi con Poppo abbiamo legato tantissimo, come diceva, anche diminuire lo stress. Non stiamo a leggere tutto perché sennò giustamente un gameplay dura 10 minuti e 20 minuti di parlato. Allora, Lotaringia ha un esercito comunque di 3.900 uomini, anche se noi volessimo dichiarare guerra di dipendenza, dovremmo assolutamente chiamare gli alleati per una vittoria, ok? Il fatto è che lo faremo appena possibile formare un regno. Noi soldi comunque ne abbiamo abbastanza, non ne abbiamo così pochi. Possiamo addirittura chiedere i soldi pagando. Ottieni gatto stupido. Ma come gatto stupido? Sono la mia scheda Nintendo a leggere alcuni rapporti che mi sono stati inviati da tutto il regno. Frulian salta accanto a me. Ah, ok, il gatto. Potremmo chiedere effettivamente un po' di soldi al vescovo. Accumuliamo un po' di denari. Tanto ne abbiamo appunto, ragazzi. La nostra pietà è abbastanza alta. Il problema è che la nostra Francia è in guerra, quindi abbiamo una situazione poco piacevole. So che dovrei aiutarlo, ma ragazzi, io mi devo concentrare nelle mie guerre. Allora, però noi abbiamo un altro erede. Noi dobbiamo effettivamente trovare un'alleanza buona. In questo caso c'è Nitra, che ha 2.300 uomini, si trova in quell'area. Io formerei un'alleanza con loro. Intanto pensiamo un attimo a conquistare i territori che ci interessano. Abbiamo i soldi per formare il regno, probabilmente. Regno di Croazia. Abbiamo i soldi, abbiamo tutto, ragazzi. L'unica cosa che abbiamo bisogno è dei territori che conquisteremo. Appena vediamo la stabilità ottimale e appena la Francia si riprende un attimo dalla guerra, credo che in questo caso potremmo approfittare di fare un'indipendenza e conquistare tutti i balcanici e concentrarci. Magari non come aveva detto appunto Giacomino, sul nord Italia, ma magari puntare sulla conquista e controllo dei balcanici in questo caso. Perché conquistare le province in Italia non è tanto facile, devi claimare una alla volta e ci vedrai in più. Comunque c'è una guerra civile, fare guerra in Italia non è conveniente. Se andiamo un po' di fretta, dobbiamo declina, assolutamente. Allora, noi siamo cattolici. Che lingua parliamo noi? Prima di tutto, franconiana. Non credo che nel gioco ci sia non la lingua di corte. Nelle province del Friuli ci sia la lingua diversa. Cultura cisalpina, cattolicesimo. No, non si può. Non so come funziona. Come si controllano le lingue. Beh, in futuro potremmo creare la lingua friulana, perché no? Perché tecnicamente non voglio dire cazzate, ma il friulano è una lingua slava, quindi ci sta anche conquistare quello che stiamo conquistando. Allora, ragazzi, abbiamo anche il bonus su questa cosa, dobbiamo solo aspettare un altro figlio maschio. Perfetto, un altro erede da dare altre contee. Si chiama Hoger, non mi piace molto. Ludolf, no, Albrecht. Bernard, Harold, Reynard, vai Reynard, quello di Attacco dei Titan, Attack of Titan. Niente, dobbiamo aspettare il claim, questo qua quanto ha di forza? Non è molto forte, quindi tecnicamente Dalmazia pure non mi sembra che abbia alleato con il suo stesso vassallo. Niente, raga, dobbiamo solo conquistare e fare in modo di dominare questi popoli. L'unica cosa è che le culture lì sono serbe ed effettivamente potremmo pensare di cambiare cultura, trasformarci in croati. Vedremo. Dichiara guerra le tue rivendicazioni. Andiamo. Noi andiamo subito ad attaccare quella terra. E abbiamo un netto vantaggio. Lui ha 1.000 uomini. Dobbiamo fare attenzione, qui è un forte pericoloso. Dobbiamo provare a combattere in difesa noi. Lui vuole sicuramente che andiamo lì, vediamo. Perché è vantaggioso per lui. Ah, no, sta andando via. Proviamo ad invadere. Perché sono montagne e effettivamente lui ha un netto vantaggio rispetto a noi. Per non rischiare potremmo chiamare effettivamente un alleato da parte nostra. Dobbiamo
potremmo chiamarlo in battaglia, uno degli alleati, però quanti punti consumiamo? 150. Secondo me... Ah, vabbè, sta andando via. Si stanno spostando le truppe. Possibile consumo. Vescovo ottiene Poppo. Vescovo sulla castità. Sulla compassione. Allora, le candele si spengono, le lenzuola frusciano mentre Gisele e io ci abbracciamo nel letto. Cerchiamo di essere silenziosi, ma a volte i suoni sono un po' troppo forti. I sussulti, i sospiri, i miau. Mi alzo da scavo, trovo Freelan seduto felicemente su un cuscino accanto a noi, facendo le fusa. Mentre rifletto su da farsi a bocca aperta, lei inizia a pulirsi rumorosamente una zampa. Gisele mi osserva con aria severa. Do un mezzo spintone al felino soddisfatto. Lei si gira sul dosso con fare giocoso. Beh, sarebbe scortese a disturbare. Scusami, il gatto sta lì. Rompe i coglioni, al massimo ti guarda che scopi. Mamma mia. Dai, devo scacciare il gatto mentre facciamo sesso, tesoro. Mamma mia. Sei proprio diventato una pesantezza come donna negli ultimi anni. Allora, la situazione è qua, la guerra continua. Sono a 38%. La Francia ha quasi perso Barcellona. Lui quanto ci mette per conquistare questo? 6 mesi. Noi ci mettiamo 7 mesi. La montagna è sempre un dito in culo, lo dico sempre. Dobbiamo avere pazienza, insomma, mettiamo velocità un attimo 4, ragazzi, visto che siamo impegnati nell'assedio con il nostro caro esercito. 4 mesi, 3 mesi, ha un vantaggio su. Ah, ok, sì, abbiamo perso quella battaglia che non abbiamo manco partecipato. Ah, questo ha chiamato i mercenari. Porca troia. Dobbiamo chiamare un alleato. Ok, seduci. Chiama in guerra, chiama. Eccellente, declina. Ragazzi, si deve per forza chiamare gli alleati in questo caso, non possiamo farci nulla. Oh, che bello, bravo, combatti contro le rivolte, ci fa un piacere forte. Oh, che cazzo. Dobbiamo aspettare i rinforzi che arrivano. Tanto lasciamoli assediare un momento. Aspettiamo i rinforzi. Tanto il castello dovrebbe durare 5 mesi, poi abbiamo tempo a volontà. Siamo in una situazione vantaggiosa. Io penso che sia arrivato il momento di imporci subito, mostrare il nostro potere. Siamo giovani, 26 anni, abbiamo già 3 figli, nostra moglie è incinta di nuovo. Questo bambino deve essere educato da qualcuno, facciamo la madre. Mi sa che anche questa bambina dobbiamo educare. Ok, i rinforzi sono lì. Aspettiamo un altro pochino. E possiamo iniziare l'attacco. Mentre noi guadagniamo tempo per l'arrivo dei nostri rinforzi. Avremmo vinto la guerra da soli anche, però nel dubbio, sempre meglio avere... Sempre meglio avere più truppe, ragazzi, sempre. Non rischiamo mai a finire che perdiamo. Invece così ci assicuriamo la vittoria. Per 150 punti lì l'esercito è messo malissimo, eh. Qua non so quanto durerà la guerra di Lotharingia. Dobbiamo essere più svelti possibile. Infatti, mi sto dimenticando una cosa essenziale. Clemare è un terreno qui.
Io direi va bene Barbara. Educa bambino da qua. Non credo che sia la persona giusta. Asa, vai. Allora, nostro figlio, dobbiamo trovargli una sposa. Potenza alleanza Barcellona. Ma mi sembra malissima questa alleanza. Educa, trova un coniuge anche per lei. Potenza, questo qua faremo non matrilineare, però. Oh, 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 questo non sarebbe per niente male. Ci stiamo assicurando tantissime alleanze interessanti. Intanto Barcellona è nostro alleato. In caso i musulmani provano a attaccare i nostri compari, compagneros. Niente, credo che la battaglia sia finita. Tempo ne abbiamo che dobbiamo fare claim, quindi abbiamo ancora un altro po' di tempo. Allora, vedo ancora il ribellamento di secondo. No, Poppo, no, no. No, Poppo. Sarò vicino a Poppo, ragazzi, mio migliore amico. No, Poppo, non morire. Mamma mia. Voglio fare amicizia con qualcun altro, dai. Proviamo a fare amicizia con lui, no? Perché no? Formare un'amicizia... No, c'è rotto i coglioni, porca tre. Formare nuove amicizie aiuta nel nostro rapporto. E i nostri vassalli. Dobbiamo sempre provare, ragazzi. Ok. Ammetto, lo ammetto. Questa guerra è stata molto più lunga. L'erede concede i titoli. Ecco qua, ti do Cetina. E Cetina è per te, figlio mio. Ora ci manca l'ultima battaglia. Quella più importante. L'insediamento di Friuli ottiene senza ratti. Bello, 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 bello. Vedete ragazzi, i gatti sono importanti. Allora, per formare il regno di Croazia ci manca l'ultimo terreno. E l'indipendenza, ragazzi. Siamo veramente a cavallo. Siamo veramente a cavallo. Punti ne stiamo accumulando per fondare la nostra fede, la vera fede, che ancora non ho scelto il nome, ma avevo pensato a tema friulano. Ci potrebbe stare. Ci potrebbe tanto stare. L'unica cosa che mi preoccupa sono assolutamente questi paesi qui. Forse dovremmo provare a diventare amici o provare anche dei futuri matrimoni con gli ortodossi appena diventiamo un regno, che abbiamo un'influenza maggiore. Lotaringia a 5.000... Dove cazzo ho preso tutte queste truppe? La sta pure vincendo la guerra. Come cazzo è possibile? Hanno lo stesso numero di truppe. Ma non sta a fare un cazzo questo, dai. Mia moglie è ancora incinta, perfetto. Allora, la guerra adesso sicuro che la vinciamo, eh. Né bene né male. Re per la fazione della libertà, la fazione della libertà, no. No. Beh, 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 beh. Beh, 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 beh. Dobbiamo aspettare, dai. Oh, noi abbiamo tantissimi alleati. Solo degli alleati abbiamo 8.000 truppe. Sacrifichiamo tanto prestigio, ragazzi. Ma ci conviene assolutamente formare il regno di Croazia, assicurarci già il potere, dominare i balcanici e poi il nord Italia, che non sarebbe una brutta idea, ma poi dobbiamo fondare anche la nostra fede. Sarà importante fondare una fede interessante. Ah... Allora, sto vedendo un po' le cose. Voglio cambiare un po' di cose, voglio proprio renderla... Tuo figlio ha imparato la lingua serbo-croata. Bravo, figlio mio. Hai fatto bene. Dobbiamo accettare la cultura serba. Assolutamente. Io potrei cambiare in realtà la cultura cisalpina.
Penso che si può fare subito. Mattias, mi piace, nome carino, normale, semplice. Educa bambino e abbiamo un altro contea da assegnare a lui. Perfetto, c'ho un bel po' di figli maschi, è vero, ma facendo un po' di conquiste li renderemo tutti duca, così non perdiamo le nostre terre principali. Vorrei tenermi tutto il Friuli in mano, sinceramente. Cerchiamo di procedi, declina e andiamo a dichiarare guerra. Ehi, c'ha 1700 truppe questo uomo. Le tue rivendicazioni, dichiara guerra e chiamiamo un nostro alleato, lui. Magari smettesse di laggare senza una ragione, effettivamente. Perfetto, ragazzi. E andiamo verso l'obiettivo, aumentiamo un po' la velocità, che vorrei entro oggi fare qualcosa di interessante, lasciarvi con quel gusto particolare di dire questa battaglia dovremmo vincerla, darò a collo, perde il gatto, un compagno deve far collo. No. No! Non darò mai via il mio gatto, porca troia. Mi dispiace, ti sei fatto acchiappare in un punto un po' così così, eh? Mi sono sapiente. Posso abituarmi a questo mio signore? Avete sentito come viene, mi dicono il corso del cuore mentre si stira, che vi chiamano Duca il Sapiente, ragazzi. Mamma mia, che onore questo nome. Dai, questa battaglia è totalmente vinta. Magari catturiamo il signore e ci prendiamo subito la terra. Niente? E niente, ragazzi. Questa volta non è andata a buon fine la cosa. Recuperiamo un po' di truppe, mettiamo a 4. Ragazzi, queste battaglie vorrei vincerle subito queste guerre. Sono guerre lampo. Sono molto importanti vincerle subito. Andiamo a conquistare le province, facciamo assedi. Ok, questo assedio dura 16 mesi, loro pola. Polaretto 5 mesi. Mi sa che abbiamo bisogno un po' di cannoni aggiuntivi, mi sa, in futuro. Vediamo. No, grazie, adesso siamo impegnati in una cosa molto importante. Abbiamo una famiglia numerosa, abbiamo già trovato fidanzati per tutti. Dobbiamo trovare una futura alleanza. Ducato di Barcellona, Ducato di Austria. Però troppo piccola. Se no c'è Trier, che pure non sarebbe male. 1100 truppe, non le butti assolutamente. Allora, l'obiettivo l'abbiamo conquistato noi. No. Io ti devo massacrare, tu vuoi fare le cose, boh, non lo so. Ah, vediamo se riusciamo a far entrare nel complotto. Aspetta. Aggiungi membri. Ah, niente, lascia. Devo farla a mano, dai, faccio. Tramite le alleanze dichiariamo indipendenza e attacchiamo, ragazzi. E forza. Lucrezia si avvicina a formare un'unità contro lui. Mantiene cocciuto. Vai. Va bene così. Mio figlio è cocciuto. Più 3 amministrativa, mica male. Mi odierà un po' di gente, però. Difensore della fede. Forse dovevo controllare anche gli altri tratti, non ci ho pensato, però. Ma due monete, grazie mille, guarda, sono ricco, grazie a voi.
Ai ai ai, qua ci dobbiamo muovere, ragazzi. Ma vaffanculo. Dai, 30 mole. Dobbiamo attaccare le sue truppe adesso. Dobbiamo fare sta battaglia. Abbiamo conquistato l'obiettivo, adesso dobbiamo dobbiamo muoverci, cazzo, raga, questo è il momento giusto. So che non ha molte truppe, ma c'ha da parte sua la Bavaria. Strano che l'abbia chiamato Baviera, vabbè, siamo lì. Bavaria, Baviera. Se dovesse chiamarla, sarebbe una buona fortuna per noi. Possiamo vincere l'indipendenza. Che dobbiamo solo liberare le province. Oppure aspettare un po' che aumenta la percentuale. Ragazzi, qua la situazione è molto molto grave. Questo non sta entrando in battaglia, sto pazzo. Imponi richieste. Balam. Sciogli gli eserciti. Un attimo solo. Dov'è l'altro erede? Concedi i titoli. Voilà. E siamo a posto. Adesso dobbiamo fare il passo più grande. Dichiara guerra, guerra di indipendenza. Buona fortuna, ragazzi. Allora, qual è il nostro alleato con più truppe dopo la Francia? Raga, la pazzia l'ho fatta. Un altro alleato forte. Oh, chiamiamo lui, dai. Ah. Ah, ragazzi. Ah. È il momento dell'indipendenza del nostro regno. Un nuovo regno sta arrivando, ragazzi. Un nuovo regno. E adesso dobbiamo solo fare gli assedi. Possiamo anche mettere velocità 4 in realtà, perché tanto dovremmo attaccare le province. Conte mi ha contattato sostenendo di aver scoperto che qualcuno tra i miei parenti ha avuto una relazione extraconiugale. Si è formato dentro in partecipa a tutto ciò che sta includendo. Alcune pietre è meglio non girarle. Lascia stare, 300 monete mi servono, zio. Il tuo stress aumenta. Mi siedo facendo cena a mio quando si fa la tenda persone più poi miau, mi guardo intorno alla ricerca del corpo e miau, frena stava a lungo, avanti lei non è come farsi, può restare, sì, ovvio, il mio gatto sempre può restare, ovunque. Ah, probabilmente invadere la capitale non sarebbe male. Però non so quanto sia fattibile. Qui dato voglio vedere lo war score che ci può dare una provincia comunque nei dintorni. Ottiene tratto Heistuller. Ah, qua in inglese, ragazzi, scusate, ma io sono un po' negato con l'inglese, abbiate pazienza. Quindi se ci sono cose in inglese, boh, possiamo anche assediare, vedo che va bene gli assedi. Vanno bene gli assedi, ci da war score. Se non ci fanno loro battaglie, conquistiamo le terre, assolutamente. In modo più semplice, ragazzi. Ma, detto ciò,
Scopriremo come andrà la guerra nel prossimo episodio. Con la domanda più plausibile che tutti vogliamo farci: l'indipendenza ci sarà? Il Friuli, il regno del Friuli nascerà? E nel prossimo episodio vedremo la nuova religione? Lo scopriremo tutto nel prossimo episodio.